Beh, il Salva Roma che stiamo, per il quale il governo ha chiesto la fiducia ha una storia, diciamo, poco nobile. Segue il Salva Roma 1, il decreto legge 126, che è stato ritirato dal governo Letta dopo aver ottenuto la fiducia qui in questa Camera, e segue il decreto legge 151, conosciuto anche come Salva Roma 2, per intervento diretto dello stesso Presidente Renzi. Adesso arriviamo a Salva Roma Ter e qui devo dire che il Presidente del Consiglio Renzi, che fa della velocità la propria cifra politica, che è abituato a spiazzare i propri avversari, soprattutto quelli interni al suo partito, e a risaldare i propri collaboratori attorno a sé con decisioni a volte spiazzanti. E questa volta invece avrebbe fatto meglio a riflettere e a ponderare su questo decreto legge, che è assolutamente sbagliato, ingiusto, per certi versi anche immorale e assolutamente inutile. Noi l'abbiamo ribattezzato Salva Roma, criticati anche da parte dei nostri colleghi della maggioranza e del governo, che volevano nominarlo in qualche altro modo, ma a pensarci bene, è stato un titolo anche fin troppo ottimistico. Perché magari salvasse Roma, magari salvasse Napoli, magari salvasse e desse veramente una svolta a quelle situazioni dei municipi italiani o delle regioni che sono strutturalmente deficitarie. Questo decreto non fa assolutamente niente di tutto questo. Se l'avesse fatto, probabilmente avrebbe trovato forse anche uno slancio, in uno slancio patriottico che di solito ci è estraneo, il consenso anche della Lega Nord. È inutile perché non fa altro che fare delle regalie e quindi in qualche modo alimentare il problema invece che risolverlo. E non salva affatto Roma, ma salva piuttosto quell'insieme di burocrati capitolini, quella classe dirigente assolutamente parassitaria che vive di prebende e vive di consigli di amministrazione, di collegi di revisione, di presidenze, di quel conglomerato di partecipate del Comune di Roma di cui non si sanno neanche bene definire i confini. Solo l'ACEA, che è una delle 25 società partecipate dal Municipio di Roma, ha 50 partecipazioni in altre società. Significa 50 consigli di amministrazione. Significa 50 collegi di revisore, significa 50 presidenti, 50 amministratori delegati. Solo ACEA, per la sola ACEA, paghiamo 408.000 euro al presidente e oltre 1.300.000 all'amministratore delegato. E scommetto che hanno preso anche i risultati, gli obiettivo. Anche se la situazione è assolutamente deficitaria, tanto che sono stati capaci in 5 anni di raddoppiare la massa debitoria da 1 miliardo, l'hanno portata a 2 miliardi. Ma fossero solo i 408 milioni che prende il Presidente. Poi queste persone sappiamo bene, perché l'abbiamo visto anche nelle cronache recenti, fanno la collezione delle presidenze o delle presenze nei consigli di amministrazione, perché poi ci sono anche i 7 consiglieri del Consiglio di amministrazione che prendono 120.000 euro ciascuno. Ne collezionano decine e quando sono stanchi loro pensano alla propria consorte, che ne colleziona altrettanti, poi ai loro figli, ai parenti fino al sesto grado. Ecco, noi con questo provvedimento diamo ossigeno a queste persone che non sono mai sazie di succhiare risorse dalla parte produttiva prima della capitale e poi, quando hanno esaurito queste risorse, si rivolgono allo Stato che deve pagare per la loro gestione assolutamente deficitaria e scandalosamente inefficiente. E allora, avanti di questo passo e avanti con questo tipo di provvedimenti, noi faremo della capitale non la capitale d'Italia, ma la capitale del degrado soprattutto del degrado civico della nostra nazione. E ne abbiamo avuto esempi nello stesso decreto, perché ovviamente una volta che la capitale d'Italia fa da apristrada e si vede riconoscere una regalia di 600 milioni solo per il municipio, più altri 22 che sono stati aggiunti in un emendamento per risolvere i problemi della gestione dei rifiuti, che fra un po' dovremmo affrontare, perché è di questi giorni la dichiarazione di Zingaretti, presidente della Regione Lazio, che parla già di commissariamento, quindi non abbiamo risolto assolutamente niente. Però sulla scia dell'esempio dato dalla capitale Roma, ovviamente si accoda Napoli, come facciamo a dargli torto? Il sindaco De Magistris giustamente rivendica qualcosa anche per lui, ha portato a casa molto meno, ma come si fa a negare
miliardi, l'ho visto quello che è stato fatto per la capitale, e seguiranno altri salva qualcosa. Per non parlare del salva Roma che ci ritroveremo ad affrontare, perché questo decreto assolutamente non prova neanche a iniziare a risolvere i problemi strutturali della capitale. Dice, a fronte di questa regalia importante di 600 milioni, chiede un piano triennale e chiede che venga stilato entro 90 giorni, ma poi non dà nessuna scadenza e nessun obiettivo, nessun dato e nessuna data per raggiungere determinati obiettivi. Solo grazie a un emendamento della Lega Nord si è chiesto almeno che venga fatta una revisione non solo sui conti della capitale, ma anche delle partecipate, che vediamo sono la grossa parte del problema. E il bello è che in Italia abbiamo l'esempio vero e virtuoso da seguire in casi del genere. E ce l'abbiamo nella città di Alessandria, una città capoluogo, che ha dichiarato default. E grazie a questa dichiarazione ha avuto gli strumenti straordinari per cominciare a riportare sui binari dell'equilibrio di bilancio il proprio comune. Strumenti che noi non diamo a Marino, ma che con questo decreto consegniamo ancora di più nelle mani dei veri potenti, del vero potentato della capitale, che lo tiene sotto ricatto e, oltre a tenere sotto ricatto lui, tiene ricatto, abbiamo capito, anche il governo. Ed è un sindaco del PD, che andava quindi valorizzato, Maria Rita Rossa, che ha pagato con una grave impopolarità le sue scelte, è il sindaco, credo, meno amato d'Italia, ma ha messo una volta tanto gli interessi della collettività davanti agli interessi elettorali e agli interessi della popolarità, cosa che non ha saputo fare questo governo. Questo semmai era un sindaco da chiamare al governo per dare una caratura e un senso civico superiore alla squadra di governo, non altre scelte che non condividiamo fatte da Renzi, dal presidente Renzi. E gli interventi che ha fatto sono semplici e logici, naturali, di buon senso. Ha diminuito del 20% i contratti di servizio, ha diminuito del 30% su 90 milioni, 26 milioni la spesa corrente, ha messo in cassa integrazione il personale in esubero. Si è accorta che ad Alessandria, nella società di trasporto, più della metà delle persone erano ausiliari e non quello che serviva, cioè autisti dell'autobus. Li ha messi in cassa integrazione e ha cambiato un presidente di una partecipata che guadagnava 158.000 euro, che sfigura di fronte alle cifre che siamo abituati a vedere nelle società partecipate della capitale. Prendeva solo 158 euro e l'ha sostituito con uno che si accontenta di 50.000 euro. Ecco, ha fatto tutte quelle cose che dovrebbe fare anche Marino e che lui si è dimostrato, anche in audizione, indisponibile a fare. E quindi paga chi? Paga la collettività, rimanda il problema allo Stato italiano. Parliamo di esuberi. Parliamo di esuberi. La sola ATAC su 11.600 dipendenti pare abbia 5.000 esuberi. 5.000 esuberi, siamo quasi alla metà del personale. E nonostante questi 5.000 esuberi, è carente di personale di autisti di autobus. Tanto per dare una cifra di quello che è il livello di clientela che si è radicato come un tumore in questa capitale che rischia di contagiare l'intera penisola. E qual è la speranza da parte del governo con questo? Certo, non quello di affrontare problemi per come andrebbero affrontati, per il verso giusto, come andrebbero affrontati. No, qui si rinvia e si auspica che qualcun altro ci pensi. Infatti, lo dice anche, non è tanto nascosta la speranza del presidente Renzi, il quale, da quando si è insediato nella poltrona di primo ministro, ha fatto varie puntate nel Veneto e palesemente ha detto che ripone molta speranza in questa regione che possa tirare fuori dalle secche l'Italia con la sua capacità imprenditoriale, con la sua nota abnegazione per il lavoro. Beh, invece, mi dispiace deluderlo, ma questa volta c'è una novità ed è questa: la gente del Veneto e della parte produttiva del paese è stanca. E i 24 venetisti che sono stati rinchiusi in carcere sono solo un primo campanello d'allarme di un malessere che è molto, ma molto più diffuso.
Avete scomodato i ROS per questi 24 cristi che sono finiti in prigione, padri e madri di famiglia. Avete scomodato il reato di terrorismo per queste persone colpevoli solo di avere dimostrato amore per la propria terra e per il proprio popolo e una passione per la storia della Serenissima. Bastava mandare i vigili urbani e contestargli l'abuso dell'attività di carrozzieri per risolvere il problema, senza scomodare i ROS. Come detto, questo è solo un sintomo di un malessere molto più diffuso. E diciamo anche in conclusione che anche le istanze secessioniste assumono un valore etico, anche queste assumono un valore etico, di fronte a uno Stato che, come ha dimostrato con questo decreto, ha superato tutti i limiti, anche il limite della decenza. Bravo.